Una lettera della Presidente della Corte d'Appello di Potenza che ribadisce l'indispensabilità e l'urgenza della riapertura del carcere di Sala Consilina e una perizia tecnica che dimostra come sia possibile l'ampliamento della struttura per accogliere 51 detenuti, con i necessari lavori tutti a carico del Comune. Sono i due importanti nuovi elementi presentati dal Comune di Sala Consilina a Roma lo scorso 3 settembre nel corso dell'atto conclusivo della conferenza dei servizi sul carcere salese. Insieme con il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, Gerardo Cappelli, con l'Avvocato del Comune di Sala Consilina, Demetrio Fenucci e il Senatore Professor Franco Castiello, ci siamo recati per approfondire ancora di più quelle che sono le nostre ragioni che giustificano l'apertura dell'Istituto Penitenziario di Sala Consilina. Nel frattempo, tra il primo e il secondo incontro, ci sono stati anche degli elementi nuovi che sono stati sottoposti al vaglio del DAP, che è una lettera della Presidente della Corte di Appello di Potenza che ha detto chiaramente la indispensabilità e l'urgenza dell'apertura dell'Istituto Penitenziario di Sala Consilina in due tribunali che sono stati accorpati in una ampia e vasta fascia territoriale che comporta notevoli disagi sia per gli interrogatori di garanzia, soprattutto per i magistrati che sono costretti a girovagare per tre regioni, Basilicata, Calabria e Campania, per raggiungere poi dopo la sede dove si devono svolgere queste attività indispensabili per la prosecuzione del processo. Abbiamo poi inoltre depositato una perizia di un nostro tecnico di fiducia in cui abbiamo evidenziato che è possibile l'ampliamento a 51 posti dell'istituto penitenziario, assumendoci anche l'onere dell'intero costo di questo ampliamento per circa 220.000 euro. Quindi naturalmente noi abbiamo eliminato tutti quelli che erano gli ostacoli che fino adesso ci erano stati frapposti con inadeguatezza della struttura e la mancanza soprattutto di fondi, per l'ampliamento dello stesso. Noi adesso aspettiamo una comunicazione, non so se uscirà definitivamente una comunicazione o ci sarà un altro incontro interlocutore, però io voglio cogliere comunque l'occasione per ringraziare pubblicamente l'onestà intellettuale e l'impegno dell'uomo politico, il senatore Franco Castiello, che si è speso con tutte le sue forze per perorare gli interessi di un territorio che già si è visto defraudato di un tribunale, di una mancata assegnazione di un commissariato DPS e infine anche dell'istituto penitenziario. La decisione credo però che sia solo ed esclusivamente di carattere politico, perché credo che se ci sia un atto di volontà politica questa situazione potrebbe essere risolta facilmente, e quindi credo che la burocrazia debba essere spinta in questa direzione da un atto di forza politica.